Ciao, sono Luca e in questo video vedremo come eseguire la lat machine per la schiena. Posizionati alla lat machine selezionando un carico intermedio di peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione per quanto riguarda tecnica e arco di movimento. La distanza delle mani sul bilanciere sarà leggermente maggiore rispetto alla larghezza delle spalle, compresa in pronazione. Le scapole sono retratte per la massima efficacia. Il movimento consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei dorsali, espirando quando contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Polsi e avambracci sono in linea con il bilanciere che si muove verso la parte alta del petto. Esegui l'esercizio in maniera lenta e controllata per ottimizzare il tempo sotto tensione per i migliori risultati. Rispettando gli stessi principi visti in precedenza, puoi eseguire la lat machine anche con il bilanciere con la presa in supinazione, in questo caso con le mani quindi ad una distanza inferiore rispetto alla larghezza delle spalle, allenando quindi in maniera diversa i dorsali, valutando quindi quale delle due varianti più efficace nel tuo caso per i migliori risultati in termini di pompaggio muscolare. Quindi puoi utilizzare la Tracy Bar con la presa a martello, in questo caso per l'appunto ancora una volta per variare lo stimolo, assicurandoti come sempre che i gomiti rimangano vicino al corpo, proprio per i migliori risultati in termini di contrazione dei dorsali e della parte alta della schiena. Quindi con la corda puoi sicuramente aumentare un po' l'arco di movimento con i gomiti ancora più vicini al corpo, in questo modo quindi sentendo al meglio l'allungamento e la contrazione dei dorsali stessi, variando ancora una volta il modo in cui vai ad allenare i dorsali. Con la maniglia pulley il movimento sarà più verso la parte alta del petto, anche le mani vicine fra di loro e i gomiti mantenuti molto vicini al corpo, in questo modo per l'appunto valutando se effettivamente questa variante può essere efficace nel tuo caso per sentire al meglio la contrazione dei dorsali. Quindi puoi optare per la maniglia un braccio alla volta o per le maniglie, con la presa che sia a martello, in pronazione o in supinazione, in questo modo quindi aumentando ancora una volta l'arco di movimento, sentendo al meglio come lavorano i muscoli interessati. Nel caso della maniglia, ovviamente una serie composta dal braccio destro e dal braccio sinistro, alternando quindi le due parti. Assicurati, mi raccomando, di mantenere una buona postura senza fletterti lateralmente per compensare il carico troppo elevato, carico che invece è sempre solo un mezzo rispetto al fine ultimo che è il pompaggio, con ottima connessione mente-muscolo. Con le maniglie puoi mantenere una parte ferma in contrazione isometrica senza allungamento e accorciamento, mentre l'altra lavora, anche se comunque in realtà non è necessario nel momento in cui per l'appunto un movimento regolare e simmetrico ti permette di avere ottimi risultati in termini di contrazione e pompaggio muscolare. Esegui tutto con un ampio arco che rispetta il tuo grado di flessibilità e di mobilità articolare, ancora una volta variando la presa che sia in supinazione, pronazione o a martello. Con la presa in supinazione diventa più facile sentire la parte inferiore dei dorsali. Infine con l'elastico rosso, che è il migliore per iniziare, poi nel corso del tempo progredirai con maggiore resistenza a colori diversi, puoi sicuramente variare lo stimolo, avere un ampio arco di movimento e ancora una volta valutare come il tutto funziona in termini di contrazione e pompaggio per migliori risultati di ipertrofia muscolare. Come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.